Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Mario Luigi Superstar Saga. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con il ritrovamento del terzo pezzo del fagiolo Stella nel teatro Yoshi. Oggi andiamo a prendere il quarto pezzo mancante e, già che ci siamo, passiamo a piedi verso l'alto. Risaliamo la montagna perché ci sono questi nemici che, porca miseria, un nemico che trovi nella prima zona del gioco, che più avanti con la giusta fortuna e il giusto oggetto ti droppa degli oggetti comunque del genere, gli ultrafunghi già costano di per sé, e sto tizio che è una cavolata da uccidere già con un colpo, ma anche normalmente lo uccidi con due colpi, ti droppa gli ultrafunghi. Cioè, qua io, voi non avete capito che continuerei a uscire e rientrare da questa zona solo per farmarli. Gli ultrafunghi, a parte che appunto ci servono come cura eventuale, ma con la spilla quella lì per i funghi, madonna mia, qua facciamo i danni. Siamo a giusto per 49 di questi funghi. Abbiamo più funghi ultra che super funghi. Cioè, capiamoci. Eccone un altro. Ed ecco altri due ultra funghi. Allora, dicevo, risaliamo per la montagna a piedi. Uno perché, appunto, in questa zona potrebbe apparire un altro di quei colli lunghi, anche se sembra di no. Peccato. Ma oltre a quello, risaliamo la montagna perché dobbiamo fare alcune cose, o meglio, dobbiamo passare in alcuni punti, tra cui uno di questi punti è proprio qua sopra, ovvero questa statua di Boo. Ecco fatto. Così, apriamo questo ponte che ci porta dall'altra parte, che ci porta, adesso vediamo dove, ci porta a una nocciolina e un'altra X sul terreno. Ecco fatto, vediamo dove ci conduci. Allora, un po' di soldi per noi. Qui che cosa abbiamo? Altri soldi. Certo, effettivamente dovrei farmare ancora un po' di soldi, ma ne abbiamo 4200, voglio dire. Penso che possiamo cavarcela per il momento. Penso che riusciamo a cavarcela. Allora, spinniamo. Andiamo qua sotto. Aspetta. Ecco fatto. Un super fungo. Wow! Un super fungo. Addirittura. Questa qui la detesto. Ecco fatto. Proseguiamo sul ponte. Allora, prima di proseguire, qua non c'è niente, strano. Sarebbe stato un posto perfetto per nascondere un blocco invisibile. Vediamo dall'altro lato invece. Ah, so dove siamo, aspetta. Ma guarda un po'. Buongiorno. Uno dei posti tra cui dovevamo andare era proprio questo, tra l'altro, meglio, non proprio questo paesino, ma già che ci siamo, prendiamoci anche fagioli. Ecco, io volevo tornare qua dentro, perché dove c'era questo bellissimo ponte romantico, se non vi ricordate male, a parte questo che non ci siamo mai più tornati, e tra l'altro vi avevo detto che c'era anche più di un modo per ottenere oggetti, ovvero usare il martello. Uno. Oh, aspetta. Uno. Vediamo, moneta. Certo. Grazie. E due. Se hai un po' di fortuna dovrebbe uscirti anche altri oggetti, tra cui per esempio dei funghi, ma chi c'ha voglia di stare lì? Ecco. Via! Ohia! Due tipi fuori del comune. Grazie. E dove sei? Eccolo qua. Congratulazioni, non sarà stato facile arrivare fino a qui. Celebriamo questo evento così, prendi questo. Un fungo d'oro. Wow, grazie. A quanti funghi d'oro siamo? Tre dovremmo averne, giusto? Sì, abbiamo tre funghi d'oro, un fungo vita e 16 funghi cura. I funghi cura, i funghi vita e il fungo d'oro conteranno anche loro per la statistica della spilla. Chi lo sa? Tra l'altro, qui per la montagna, prima o poi devo rifarmi una visitina, perché dobbiamo prendere anche qua tutti quanti i fagioli nelle X per terra. Tra l'altro volevo solo combattere contro di loro per vedere un attimo cosa droppavano, anche se molto probabilmente droppano i fagioli. Infatti ero più curioso
dai Tartossi in realtà cosa droppassero. Vediamo se droppa qualcosa di buono. Minchia, 149 senza neanche i vestiti quelli che aumentano la fortuna. Due di fila addirittura. Madonna, stavo per farmi colpire da uno dei nemici più stupidi del gioco. Beccati la palla di fuoco. Due funghi. Non sarà granché, ma ehi, se possiamo ucciderli con un colpo io li accetto volentieri. Comunque, possiamo di nuovo tornare indietro ora. Avrei potuto passare attraverso il paesino, è vero, ma facendo così almeno vediamo se abbiamo mancato qualcosa. Ad esempio, ecco un altro fagiolo, eccone qua un altro, e siamo di nuovo ancora nella cittadina, sì, se ve lo state chiedendo, però almeno abbiamo visto se abbiamo davvero dimenticato qualcosa. E ora invece risaliamo per il piano astrale. Questo per due motivazioni. Uno, volevo vedere cosa droppassero sti schifini, i primi nemici che abbiamo visto in questo gioco. Beh, funghi, qua è pieno di sti cosi, quindi aspetta, voglio vedere cosa... Ok, ho un altro nemico che devo controllare prima. Volevo vedere i cannoni cosa droppavano, aspetta. Vediamo. No, funghi anche loro. Che triste. Va bene, entriamo nel tubo. Questo perché... Uno, perché volevo vedere tutti gli oggetti che avevamo lasciato indietro. Ma due, andiamo al bosco ghigno. Se vi ricordate, anche qui... Aspetta, aspetta, aspetta. Vieni qui. Yes, eccolo! Volevo vedere che cosa... mi droppava lui. Vabbè, ho sbagliato. Super funghi e la tessera bacca. La tessera bacca. Che cosa fa la tessera bacca? Ci aumenta di un pochino l'attacco. Con il logo la bacca ridolina. Non male, non male davvero. Quasi quasi ne trovo un'altra. Anche se parliamone. Comunque dicevo, se vi ricordate anche qui in questa zona si nasconde un altro tartarugone. E si trova proprio qua. Dai mo fuoco a Luigi. Ecco fatto. Oh, male la schiena. Eccoci qua. Questa è la zona che dobbiamo visitare ora. Ecco fatto. Un altro fungo, anche se ne siamo pieni. Io odio sto blocco, veramente lo salterei, ma giusto per un po' di soldi extra lo facciamo. Ecco fatto, proseguiamo. Eccoci arrivati proprio qui. Come ci arrivo qua sopra, scusami? Da qua sopra, ok. Allora, strada bloccata. Ci servirà un oggetto tra poco. Ecco fatto. Allora, aspetta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dovrebbero essere 20 monete. Credo proprio di sì, ho perso anche il conto parlando, quindi va bene così, non mi importa. Ah, troppo tardi. Ecco fatto. Altro fagiolo, anche se, come ho detto, non ci servono più, ma perché buttarli, giustamente, no? Dobbiamo entrare in questa zona. Qui lo so che c'è un blocco nascosto, grazie. Giusto per vedere a quanto siamo con quei fagioli. Lontani, siamo lontani. Proseguiamo allora. Benvenuti. Questa è l'arena lumaca. Non è facile sopravvivere. Certo. Ehi, ciao. Questa è la biglietteria dell'arena lumaca. Siete pronti per una sfida? Non ancora, fammi parlare con tutti. La prossima volta vi sfideremo noi. Quei due sono proprio identici. Vabbè. Se vincerete la sfida dell'arena lumaca, la tribù delle lumache vi riconoscerà. Tu? Questa è l'arena lumaca. Si paga la biglietteria e il portone si apre. Certo. Allora, quanto ti devo dare? La sfida? 500 monete. E il resto è gratis. Vabbè, paghiamo. Che spreco però. Siete pronti per apprendere le tecniche dell'arena lumaca? Grazie. Eccoci dunque l'arena lumaca. Accettate la sfida? Sì. Buona fortuna. Venite tutti a vedere. È arrivato un nuovo spettacolo all'arena lumaca. Volete provare la ghignopalla? Spiegaci come fare. Bene, perché non me lo ricordo. Bene, bene, ora vi spiego. Le rocce ghigno cadute all'interno dell'arena lumaca non si devono aggregare per un po'. Queste sono le rocce ghigno.
Ecco, è comparsa una sfera. Se vi tocca vi dà la scossa. Anche io ho fatto un salto quando ho sentito la scossa. Se colpite la sfera con l'asse che possedete, questa brilla di colore. Brilla e cambia colore. Ora colpite la roccia ghigno e distruggetela. Aia! Ecco il fungo barriera, uno strumento assai gustoso, non fatelo sfuggire. Quando siete avvolti dalla barriera, anche se toccate la sfera ghigno, non vi darà la scossa. La barriera vi segue volando, usatela per distruggere le rocce ghigno. Madonna! Con il pulsante LR si possono disattivare le barriere. Perché? Con la pulsantiera di comando ci si può muovere, mentre col pulsante AB si può ruotare. Vediamo quante rocce ghigno riuscite a distruggere per arrivare al ponte là a destra. E con questa spiegazione è finita. Va bene, giochiamo. Il minigioco è anche bellino, in realtà. Aia. Me lo ricordavo veramente poco, però è davvero bello come minigioco. Prendilo. Prendi. Ah, cavolo. Dobbiamo. Presi. Josh in the cake. Scusatevi. Ah, ok. Ah, che lui arriva dall'altra parte. Ok, ora mi ricordo com'era il timer. Oh no, il fungo è andato via. Tra l'altro mi ricordo che per fare le parti più avanzate di questo, io continuavo a stare tipo fermo e a girare tutto a tondo. Tra l'altro proverei a non fare più record come per l'altra volta. Ecco fatto. Ah, che spreco. Preso. Come dicevo, ci sono più avanti la sfida. Io cosa facevo? Rimanevo fermo in un punto e continuavo a girare. Continuavo a fare così, prima o poi qualcosa beccavo. Ecco fatto. Dai, come ho fatto a mancarlo? Beh, direi che 35 potrebbe essere un buon punto. 35, ottimo quel punteggio. Ehi, ma guarda che punteggio. Voi campioni, prendete questo. La tribù delle lumache vi riconosce. Hai ottenuto il premio lumaca. Grazie. Allora, giusto per fatti miei, vorrei riprovare ad entrare. Volete giocare? Certo. Ecco, il record è sempre il mio, 35. Facciamo 36. Beh dai, 45 ci sta. Vediamo quanti ne abbiamo presi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non male. Allora, però non mi ricordo se non superando il record non ne prendiamo. Però va bene così. Ora che abbiamo l'emblema. Oh, è un onore per la tribù delle lumache. Voi siete campioni dell'arena. La tribù delle lumache vi ha riconosciuto. Grazie. Allora, questa tra l'altro è l'ultima volta che vedremo queste lumache. Non le vedremo mai più. Ma non è l'ultima volta che vediamo lui. Oh, che succede? Ancora voi due? Ma questo tesoro l'ho trovato prima io. Fermo. Fermati lì. Ti blocchiamo con la nostra possenza. Fermo. Ehi, non prendetevi gioco di me. Ve ne approfittate perché pensate che sono solo. Questo è il mio grande debutto da solo. Da solista, eh? Oi, dove va? Cos'è? Ok, calmo. Oh, là, sbagliato. A parte che vedo che alcune monete scompaiono. Ah, ho visto che alcuni oggetti scomparivano a un certo punto. Peccato, abbiamo perso i doppi punti, però. Becca. 47, non male. Potremmo riuscire ad ucciderlo anche solo con questo colpo, ma ne dubito. Quindi facciamo un giro di questo. Uno di fratelli tuono e gli abbassiamo la difesa.
1, 2, 3. 54, non male. Ah, vabbè, però almeno non mi ha rubato niente. Dai, tanto i doppi punti ormai erano andati. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 colpi, non male. E nulla di oggetti, che tristezza. No, non Calselmo, com'è che si chiama lui? Non mi ricordo. Fagiolo Stella ottenuto. È ottenuto il pezzo di Fagiolo Stella. I pezzi di Fagiolo Stella sono 4 in tutto. Presto al castello di Fagiolandia. È mortificante, ma non mollo. Viro. È scomparso. Che poi entra in questa zona per cosa? Per sta statuetta qua fatta a forma di lumaca. Vabbè, e ci salutiamo qui. Quindi signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito. Come al solito, se mi avete seguito, se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.